Salve, ben ritrovati con le pagelle di oggi. Vi dico subito che poi ci sarà anche una diretta oggi pomeriggio. Ci sarà la live classica del martedì e andremo a toccare un pochettino di robe, qualche tasto, qualche corda e faremo la solita chiacchierata, Q&A con gli abbonati, con gli iscritti e con le persone semplicemente che passano di qua. Ci vediamo oggi pomeriggio. Quindi segnatevi che intorno alle 15 o giù di lì ci vediamo in diretta. Però prima dobbiamo concludere quella che è l'analisi di Juventus Udinese 0-1, per poi lasciarcela alle spalle, perché onestamente è stata una partita ignobile, ignobile, una partita di cui non ho nemmeno voglia di parlare e che spero possa finire in dimenticatoio il prima possibile, ma solitamente queste partite diventano un vero e proprio riferimento delle stagioni, a maggior ragione perché la Juventus fa un punto in tre partite, tra cui Udinese e Empoli in casa. E questi sono campanelli d'allarme che non possono essere ignorati e che non vanno sottovalutati. Ho fatto un video questa mattina, anzi, in realtà l'ho fatto ieri notte, l'ho pubblicato questa mattina. È andato molto bene. E sono parole che mi fanno arrabbiare quelle di Allegri. Devo dirvi la verità, molto, molto arrabbiare, perché per citare la canzone di Annalisa, dato che abbiamo parlato di Sanremo, no? Dato che facciamo le domande ad Allegri in conferenza stampa e chiediamo: ti è piaciuto Sanremo? Qual è la canzone che ti piace? Allora io dico: quando inizieremo a fare un po' di autocritica? Perché se il rendimento in campo lo dobbiamo analizzare proprio dal punto di vista di quello che offre la squadra, però poi con le parole bisogna dosarsi. Bisogna anche capire i momenti, eh? Bisogna anche essere lucidi, onesti e soprattutto bisogna mantenere i piedi per terra, perché non va bene, a maggior ragione in questo momento qui, in cui il gruppo sta dando dei segnali preoccupanti, buttare tutto il carico e tutto lo sterco addosso ai calciatori. Una roba ignobile, ignobile. Serve un po' di umiltà. Allegri 4, peggiore in campo della Juventus, questo è il voto più basso di oggi. Se lo becca l'allenatore. Un milione di scelte incomprensibili, a partire dalla formazione titolare. Alessandro piuttosto che Rugani? Punto di domanda. Poi ci arriviamo ad Alessandro. Ildiz, la gestione, un po' così. Io l'avevo detto in live su Twitch prima che iniziasse la partita, avevo detto, se gioca Chiesa in questo momento è ovvio che se vuoi mantenere il 3-5-2 non deve giocare Ildiz. Però si potrebbe anche provare qualcosa di diverso. Si potrebbe anche provare a farli coesistere. E per l'amor di Dio, guardate, piuttosto spero che Chiesa e Ildiz non giochino mai più insieme, perché se Chiesa e Ildiz giocano insieme e dobbiamo vederli in questo modo qui, con Chiesa che parte dalla sinistra, con Ildiz che fa la mezzala, chiudiamo baracca e burattini, non li vogliamo mai più vedere insieme. Perché mettere uno da una parte e uno dall'altra e cercare di creare superiorità numerica con Chiesa sulla destra che lo può fare e Ildiz sulla sinistra? No, facciamo fare la mezzala a Ildiz. Iniziamo il secondo tempo con Weah che fa il terzino e ogni tanto lo fa McKennie, si scambiano come gli pare e con Cambiaso che fa l'ala destra. Poi tutti sulla destra subito, poi tutti sulla sinistra, poi togliamo Cambiaso che era il migliore in campo per buttare in campo Cherry. Ma sì, così facciamolo. Chiesa stava giocando male, però comunque togliamolo un giocatore come Chiesa che sicuramente non ci servirà nell'arrembaggio finale. Cioè, ci sono state mille, ma veramente mille scelte che mi hanno lasciato perplesso. Ieri sera la confusione, il caos hanno regnato sovrani. Butto Ealing, gli dico punta, lo faccio partire un po' da sinistra, poi lo sposto, lo metto mezzala, poi lo sposto, lo metto a destra. Nel giro di 13 minuti che ha giocato Ealing, ha giocato in tutte le posizioni, poveraccio. Cioè, probabilmente serve anche qualcosa di diverso, mister. Se i giocatori sono così scarsi, così inesperti. Così inesperti, i giocatori inesperti vanno presi per mano accompagnati. Perché sennò si rischiano delle figuracce. E nei prossimi giorni vi porterò un confronto, perché c'è un campanello d'allarme importante. Intanto vi faccio un piccolo spoiler, c'è un campanello d'allarme importante, perché siamo stati qui a dire che la Juventus meritava la seconda posizione, no? Che era la seconda migliore squadra d'Italia dopo l'Inter, ma dopo queste tre partite qui ti sei giocato tre jolly importanti. Non è che
questo rimane per sempre. Poi il calcio, la classifica, le prestazioni si modificano e si modificano anche le percezioni. La Juventus attuale, 2023-2024, dopo 24 giornate ha 53 punti. Sapete quanti punti aveva la Juventus dell'anno scorso? Quindi 2022-2023, dopo 24 giornate, 50. Solo 3 in meno. E quella dell'anno prima, 45. È un po' tosta, senza parlare di quelli che sono i gol fatti e i gol subiti. Senza parlare di quelli che sono i gol fatti e i gol subiti. Perché non importa, sbagliarle all'inizio, alla fine, in mezzo. Cioè, se poi le sbagli, i punti che fai rimangono sempre quelli, E le stagioni che fai rimangono sempre quelle. E non si scappa. E poi invece che l'autocritica, diciamo tutt'altro, allora diventa poi difficile uscirne. Diventa complicato uscirne. Senza voto a Szczęsny, perché l'Udinese fa un unico tiro in porta, Szczęsny non la può prendere. Secondo me ci sono delle letture errate dei difensori, perché poi ho anche sentito, vabbè, ma gli errori li hanno fatti i difensori, non li ha mica fatti Allegri. Quante volte ha fatto un errore in campo l'allenatore? Ditemi allora, qualsiasi allenatore, il più scarso della storia, quello che non ha mai vinto una partita, quello che è sempre stato esonerato di qualsiasi squadra, quante volte un allenatore ha fatto un errore in campo? Ditemelo. Ditemelo in campo quanti errori da parte degli allenatori avete visto fare. Io mai. Però gli allenatori fanno errori nelle scelte, fanno errori nell'analisi, nella lettura. E ieri sera ne sono stati fatti tanti. L'Udinese ha tirato una sola volta in porta, ma la Juventus ha meritato di fare il gol dell'1-1 ed eventualmente del 2-1? Ha meritato la Juventus di fare questa roba? Per me la Juventus merita di non vincere ieri sera, ve lo dico tranquillamente, nonostante il portiere sia da senza voto. Nonostante gli altri abbiano tirato una sola volta in porta. Perché poi sbaglia Gatti. Perché su gol sbaglia Milik, sbaglia Gatti e sbaglia anche Bremer. Però io vi dico che tolgo un mezzo punto sia a Gatti che a Bremer, che sbagliano il salto e fanno passare la palla, che non lo devono fare, e gli tolgo mezzo punto perché stiamo parlando di un episodio chiave. Gatti fa anche quel tiro che credo che sia uno dei pochi tiri in porta della Juventus, a parte il tiro di Chiesa, ma sono tutti tiri dalla distanza, sono tutti tiri da fuori area, sono tutti tiri che prende palla e tiro. Non c'è costruzione, non c'è niente. Prendo palla e tiro. Poi come va, se è giornata bene, se non è giornata amen. Bremer, a parte quella sbavatura sul gol che per me c'è, ragazzi, Luca è un cliente scomodissimo che l'ha anche messo un po' in difficoltà. Ma Bremer secondo me è uno di quelli che si salva, anzi vi dirò di più, Bremer è una delle due sufficienze di oggi e prende 6, però secondo me Bremer ha tenuto a galla la Juventus, ha anche dimostrato di voler cercare di fare quel qualcosa in più quando nel finale si inventa attaccante e va via, guadagna forse un calcio d'angolo, mi pare una punizione, ora non ricordo il possesso palla, comunque mi sembra un calcio d'angolo. Io Bremer gli do 6. Non è un voto incredibile, però uno di quelli che mi salvo dalla serata di ieri sera. Io Alessandro ho 4,5, perché a me è capitato di leggere su Instagram principalmente su Instagram, che ieri Alessandro ha giocato una buona partita e che non ha fatto errori. Ma ragazzi, ma lasciando stare che, ripeto, Gatti, Milik, Bremer la ciccano. Ma Alessandro, ragazzi, ma l'appoggia a Lautaro Giannetti, o Ferretti, come si chiama, Giannetti. L'appoggia a Lautaro, facciamo prima, l'appoggia a Lautaro. Ma Alessandro l'appoggia a Lautaro. Ma spazzala via, buttala in curva, buttala in rimessa laterale, buttala in calcio d'angolo. Ma si può appoggiare una palla centrale? Oh, ma sei un difensore centrale, sei uno di quelli che ha più esperienza in tutta la rosa della Juve, ma che cosa fai? La vedi all'ultimo, spizzala in calcio d'angolo. La vedi all'ultimo, spazzala via. Ci vergogniamo di spazzarla? Non mi pare che la Juve si vergogni di spazzarla. E devo anche sentire, non è colpa di Alessandro. Ma ragazzi, sul gol Alessandro fa un errore imperdonabile. E mi è piaciuto ieri sera la lettura, la chiave di lettura di Balzarini, che dice, cavolo, Allegri, Rugani non lo fa più giocare perché ha detto quelle cose là in conferenza stampa. Oh mister, se aggiungiamo anche questa qua diventa grave, ti dà fastidio che Rugani dica cavolo non gioco mai? Ma poveraccio, ma che cosa deve dire? Sono contento di non giocare?
deve andare lì e mentire, dire una cosa che non è vera, che non sente, che non prova, poi sta zitto. Non è che dice faccio un'intervista apposta, glielo chiedono, che cosa dice poverino? Sono contento di non giocare nella Juventus, mi fa piacere. Perché se diventa anche questa la lettura, che Alessandro gioca perché Rugani doveva stare zitto e non doveva dire quelle robe lì. Oh, ma qui siamo alla follia, siamo alla dittatura, siamo alla censura, Boh, proprio boh. UEA, punto interrogativo, non ho idea di come valutarlo, sono sincero, qui ho messo il punto interrogativo, non lo so. Quando è che fanno Chi l'ha visto? Lunedì, il venerdì, il martedì, giovedì, non lo so. Prossima puntata di Chi l'ha visto, interamente dedicata a Timothy Weah. Perché non si è capito? Ma poi banalmente, ma scusatemi, ma adesso va bene tutto. Ma quando iniziamo il secondo tempo, con il 3-4-3, quindi con Weah che stava più basso e Cambiaso più alto, ma Dio santo di un Dio, ma Cambiaso non potrà fare il terzino UEA l'ala? Deve fare il terzino UEA e Cambiaso l'ala? E poi due esterni abbiamo, li mettiamo tutti sulla stessa fascia. Cioè, con Rabiot che si allarga sulla sinistra, il ritorno del 4-4-2 storto. Cioè, ieri sera veramente sono impazzito. Per forza poi dici, ma UEA che partito ha fatto? Ma boh, ma chi lo sa? Ma poveraccio, 7 ruoli in 15 minuti. McKennie ieri male, poverino anche lui, cioè, a un certo punto l'abbia messo terzino destro, McKennie terzino destro, così, per il content, no, lo metti boh lì, oh, questo non ti è andata bene che non ti è andato i guanti, sarebbe piaciuto vederti in porta, saremmo divertiti un sacco, cioè, gestione veramente dei giocatori ieri sera, secondo me imbarazzante, io non esagero se dico che è una delle peggiori partite che abbia mai visto di Allegri alla Juventus. Forse la peggiore dal punto di vista della lettura, della gestione, di quelle che sono state le decisioni. Onestamente vado a memoria, ma una partita così brutta, con così tanti errori da parte di Allegri, sinceramente non me la ricordo. Con così tanti, che non significa che non abbia mai sbagliato, ma con così tanti faccio fatica a trovarla così a memoria. Poi magari mi aiuterete anche voi. Locatelli 5. Male. Cosa devo dire? Solitamente bene dal punto di vista della fase di non possesso, dalla fase fisica e da quel punto di vista lì. Ieri male anche lì. Allora, Pirone, diventa complicato. Rabiot 5,5. 5,5 perché comunque ci ha provato con un paio di colpi. Se no sarebbe stato la 5 pure lui. Ma ancora non sufficiente. Mette quel cross praticamente, fa mettere quel cross in mezzo su cui c'è il rimpallo delle mani. Mani purtroppo che appoggiano per terra, non è calcio di rigore, però quando si accende Rabiot, che è uno che le giocate ce le ha, qualcosa accade. Rabiot un po' indietro quest'anno rispetto ai suoi standard. Allora, forse qualcuno non sarà d'accordo con il 7 e vi dico subito che sono d'accordo con chi non è d'accordo, perché il voto è alto, perché è da 6,5. Però permettetemi di dare mezzo punto in più a questo calciatore, perché in una serata no della Juventus, in cui davvero non si salva nessuno dei calciatori in campo e men che meno si salva l'allenatore per le scelte in panchina, questo qui è stato l'unico lucido che credo abbia fatto un errore su un appoggio sulla destra nel secondo tempo e poi basta, e che a un certo punto, a pochi istanti dalla fine, mette pure dentro una palla meravigliosa per Yıldız che non ci arriva, palla meravigliosa. Come se non bastasse, è costretto a terminare anzitempo la sua partita perché viene buttato nella mischia Cherry. Per l'amor di Dio, ci può stare, Ma togliamo il migliore in campo? Cioè, non c'erano altri giocatori da togliere prima di Cambiaso, che era veramente l'unica luce, l'unica speranza, l'unico giocatore che stava davvero buttando sudore e sangue per la causa, per non far terminare la serata in quel modo lì? Quindi io a Cambiaso gli do un mezzo voto in più, gli do 7, perché è stato un angelo sceso dal cielo ieri sera a Cambiaso. Voto 5 a Chiesa. Quanto si vedeva la voglia di Federico Chiesa di risolvere e aggiustare questa partita? Tantissimo. Però ha giocato troppo per se stesso. Mi dispiace dirlo, ha giocato troppo per se stesso. Poi è ovvio, è naturale che quando non c'hai delle indicazioni chiare ed è tutto un carnevale dei bambini in cui lanciano il pallone e ognuno prende la palla e fa quello che vuole, diventa complicato. Però da uno come Federico Chiesa, che ha delle qualità, pretendo qualcosina in più
in questi momenti qua, perché è lui che deve trascinarci, lui che lo può fare. Devo pretendere di più da quelli che me lo possono dare, anche all'interno del caos e della confusione, perché so che lo può fare anche all'interno del caos e della confusione. Serviva giocare un po' più di squadra ieri sera, serviva, guardate, ieri sera serviva mettersi in autogestione. Serviva veramente mettersi in autogestione. Serviva mettersi lì tra di loro e organizzarsi, perché tanto dalla panchina arrivavano indicazioni veramente folli ieri sera. Quindi ieri sera serviva qualcosa di più da quelli che lo potevano dare, perché era l'unico modo per portarla a casa. Cioè c'era un caos e una confusione inauditi. È ovvio che non sono qui a dire che si perde per colpa di Chiesa, però mi dispiace perché è un giocatore che in questo momento alla Juventus serve. Poi tornava dopo tanti giorni, non sta bene fisicamente, ci sono tutte le attenuanti per Chiesa. Però Fede, ti chiedo quel qualcosa in più. Perché non abbiamo finito la stagione, ragazzi, non l'abbiamo finita. Cioè, qua rischiamo veramente, rischiamo tantissimo. Poi ribadisco, se metti Chiesa e Yildiz insieme e li metti sulla stessa, nella stessa casellina per starsi piede vicenda, diventa anche un po' più complicato, secondo me. Voto 5 a Milik. Dico solo una cosa, meno male che non c'era Vlahovic a sbagliare quel gol di Milik. Meno male che non era Vlahovic, perché abbiamo sentito una settimana, 7 giorni, una settimana di rotture di palle su Vlahovic che sbaglia lo stop a San Siro e che lì cambia la partita. Per l'amor di Dio, Vlahovic sbaglia, ma una settimana intera andare dietro a quell'episodio lì nell'unica palla giocabile che è arrivata all'attaccante. Quindi ieri sera è colpa di Milik se perdiamo con l'Udinese. Settimana scorsa è colpa di Vlahovic, ieri sera è colpa di Milik. Oh ragazzi, ma questi qui non sono mica dei cyborg, non sono mica dei robot. Sono degli automi? Saranno degli automi. Una palla devono fare gol. Sempre. Se no è colpa loro. E se fanno gol hanno fatto solo il loro. Vlahovic ha trascinato la Juve per un mese, sbaglia uno stop, è colpa sua. Vabbè, d'accordo. Yıldız 5 e mezzo. Poveraccio. Entra, va a fare la mezzala sinistra nel boh modulo, ditemelo voi perché non l'ho capito. 4-1-4-1, 4-5-1, boh, non ho capito, non lo so, non so spiegarvelo, non ne ho proprio idea. Poi sbaglia quel gol. Ah, allora è colpa di Yıldız ieri sera. Colpa di Milik e colpa di Yıldız ieri sera. La Juve era scesa in campo tanto bene, era tanto messa bene, tanto ordinata. Nicolussi voto 6, anche qui non ho capito l'ingresso di Nicolussi, sono sincero, non l'ho capito. Eppure Nicolussi è entrato bene, secondo me. È uno degli altri che si becca 6, non dei titolari ovviamente, ma è uno di quelli che secondo me il 6 se lo deve portare a casa. Bravo ragazzo, cazzo, bravo. Ealing senza voto, perché entra. Indicazione punta, non punta ruolo, ma punta azione. Un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Avevo fatto anche la grafica di Cherry, mi sono dimenticato di inserirlo. Tanto non lo vedremo più da qui alla fine dei suoi giorni, poveraccio. Pace all'anima sua. Senza voto, ovviamente, anche lui, ci mancherebbe altro. Ma queste sono le pagelle di Juventus Udinese 0-1 ed è incredibile quanto mi arrabbia ancora a pensare alla partita di ieri sera. Perché la partita di ieri sera veramente è stata una sciagura. Non mi viene in mente un termine migliore di sciagura.